siamo a Ibiza e questo è lo spettacolo qui fuori. Peccato che siamo qui per lavoro. Giretto di perlustrazione, siamo arrivati alla marina. Lì c'è Lio, dove ci dovremo trovare domani. E qui davanti i nostri tre uomini e il bar Cappuccino, dove ci troviamo con gli altri. Non c'è gnocca. Non c'è gnocca, non ci sono neanche dei soldi. No, soldi niente. No, soldi niente. Tanti poveri. Poveri. Attenzione, è fondamentale. Guardate, la pulizia dell'insegna. Sopra di nuovo, dentro questo locale che dicono essere il più figo. Ha pagato 50 euro solo ad entrare ed è chiuso. Lì faranno lo spettacolo questa sera, no, questa sera, domani. Problema luci, lo vedremo. Problema luci lo vedi domani. Che luce? Che cazzo di luce c'è? C'è il sole adesso. Prosegue il nostro sopralluogo, prosegue in questa passeggiata per andare al Marina e tira del vento. Domani andiamo a pesca di droni. Ci manca la maschera, non l'abbiamo portata la maschera. Quale compriamo qua? Tra i vari partner della serata di domani e di dopodomani c'è anche Maserati che fa provare dei test SUV. Drive con il nuovo SUV. Siamo a bordo di una Maserati Levante. Oggi la smettiamo di fare video e facciamo i nobili. Questa è fatta! Va bene, rimango dell'opinione che a Ibiza non c'è della gnocca però. No, non ne ho ancora vista una. No. Carenza. Ferretti Group, Fiat, Maserati, Ferretti Yacht, Pershing, Yatama, Riva, Mocicraft, CRN e Custom Line. Yes. Okay. La fortuna è che qui a Ibiza è fresco. Ci sono solo 100 gradi. 100 gradi. Però il ferro non fonde ancora, dai. No. Gabri, che di solito è uno che non soffre il caldo, come stai? Ho azzeccato anche la maglia nera. Siamo qui per lavorare, eh. Sì. Però una sudata, ragazzi. Guardate, una sudata. Domani si comincia a lavorare. A lavorare. Ah, GoPro, che mi fai impazzire con il tuo nuovo programmino. Non riesco ad abbinare il telefonino. Luminosità scarsa, ma GoPro Hero 5 Black Edition reagisce bene anche con queste luminosità così scarse. Proseguiamo e andiamo a Comer. No, no, siete di compagnia, comunque. No, no. Grazie ragazzi, siete di compagnia, è un piacere venire a mangiare fuori con voi. Cos'è questa presenza che continua a parlare? Come ogni vlogger che si rispetti, bisogna anche mostrare i piatti. Una insalatina di mare. Questo qua è mio, eh. Mio. No, io sì, io sto mangiando una tristissima zuppetta di verdure. Sono quasi vegetariano. Anche te è vegetariano, vedo, Simo. Beh, non c'è della carne dentro, quindi c'è del pesce, dai, sì. Giustamente. Il pesce è verdura. Tecnicamente è verdura. Sono vegetale, quindi sono assolutamente vegetale, anzi vegano. Di là, cosa abbiamo di là? Era una tartare. Ovviamente, sangria. Oh, alle 5 del mattino torniamo a casa, dopo aver vissuto tutta la notte. Non sei credibile. Mezzanotte e 22. Siamo stati dei bravissimi ragazzi, a parte lui che adesso uscirà e andrà a zonzo per tutta Ibiza. Non sapete quello che mi aspetta. Non hai aperto l'aria condizionata, vero? Notte. Allora, ci vediamo. No, che buonanotte, dobbiamo scaricare l'SD.
che inizia a Ibiza e finisce in Italia, a quanto sembra. E vabbè, siamo qui sempre con le nostre macchinette, Sony, l'uomo Nikon ce l'abbiamo qui a fianco. Ha trovato un altro Nikonista in giro per l'Europa, sono rimasti in due. Io sono l'uomo GoPro, drone, DJI. Sesta, io quando sei scesi dalla barca. Si gira meglio in scooter. Tutto questo perché dobbiamo andare a scaricare le schede SD perché siamo sul pezzo costantemente. Vogliono fare già una parte del montaggio e vogliono anche la parte fotografica dell'uscita in barca. Siamo dentro all'ufficio dove fino alle 4 di mattina andremo avanti a fare il montaggio video. Si vede chi ha finito di lavorare e chi invece ancora sta lavorando. Ma sta lavorando solo perché ha Premiere, perché se avesse Final Cut avrebbe già finito in realtà. Le batterie riservate. E mentre loro lavorano, noi andiamo a bere gratis. È ora di andare a letto. Vediamo se troviamo qualcuno qui. O se sei caduto. Bene, dai, prosegue con Ferretti Group, la super due giorni ad Ibiza. E anche qui si mangia e si beve. Abbiamo mangiato una paella vegetariana, una patata brava, una crocchetta buona, il cocomero, ragazzi, ho mangiato il cocomero, non l'avevo mai mangiato, con la cipolla e cioè l'anguria con la cipolla e le olive e il formaggio, tutto mescolato a quadretti il cocomero, ma ad un buono non gli avrei dato un soldo. E dopo questa mangiata e dopo anche un po' di pomerì, che è quello champagnino che abbiamo fotografato e filmato prima, siamo venuti qui a fare una passeggiatina per vedere che spettacolo di posto è questo. Guardate che roba. Incredibile.
e qui facciamo un crop. La vita di un montatore video. Ibiza ultima sera, si ultima sta benone. Sta da Dio, forse siamo sopravvissuti. Oh, è la prima volta che vede la luce sto ragazzo. Che posto romantico che mi hai portato. Che sciccheria di posto. Mamma mia. Anche qui in una passeggiata è normale trovare della gnocca. Ci ha detto anche thank you. E noi eravamo lì. Esatto. E Leo è là. Abbiamo finito questo vlog. Sì. Ci è piaciuto tantissimo questo viaggio ad Ibiza. Sì. Speriamo che il viaggio a Monte Carlo sia altrettanto divertente. Di poterci permettere di fare un fighissimo vlog come questo. Un saluto a tutti quanti. Cliccate mi piace sulla mia pagina. Iscrivetevi al mio canale. Date un'occhiata anche alla sua pagina che linkeremo qui sotto. Alla prossima. Ciao. Ciao.